Buongiorno a tutti, siamo nuovamente collegati in diretta su Zoom. Questo è il secondo appuntamento con gli smart event di EUNews. Questo appuntamento io mi presento, sono Stefano Di Verso, sono il CEO di EUNews. Questa volta parleremo di applicazioni per il contact tracing, quindi per combattere e prevenire la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Abbiamo con noi degli esperti, sia legal, sulla parte legal, quindi per tutti i discorsi di privacy, che più sugli aspetti tecnologici. Prima di passare la parola a Lorenzo Robustelli, direttore di EUNews, volevo soltanto ricordare che questi smart event di EUNews ci accompagneranno fino alla fine dell'anno in sostituzione degli eventi che avevamo già programmato. Questo, diciamo, è un percorso di preparazione per il nostro evento di fine anno, Can We Govern Europe, che ogni anno, diciamo, è un appuntamento fisso per tutti i lettori di EUNews e le persone che ci seguono. Quindi, senza altro indugio, direi di passare la parola a Lorenzo Robustelli. Grazie a tutti. Buongiorno ai nostri ascoltatori che vedo che stanno crescendo, arrivano tutti un pochino in ritardo. Grazie per chi ci sta seguendo, grazie a chi ci sta seguendo. Oggi appunto, come diceva Stefano, il tema sono le app di tracciamento. In generale, come funzionano, cosa si prevede in altri paesi europei, cosa sta facendo l'Unione Europea. Cosa poi è necessario a livello nazionale perché queste app abbiano un reale impatto sulla prevenzione della diffusione del virus e poi anche come funzionano le app, che cosa vuol dire un'app? Ce l'abbiamo tutti quanti sul telefono, ma come al solito siamo utilizzatori finali di qualcosa che ha una sua complessità e diciamo, i suoi segreti, no? Un po', cose che noi siamo abituati ad usarla come l'automobile, ma non sappiamo cosa c'è al di là del furgone, almeno la maggior parte di noi. Per discutere, oggi abbiamo tre esperti. La nostra linea è sempre quella di trovare persone con cui parlare, che siano persone che fanno realmente queste cose e non ne parlano, non dei tuttologi, ma degli esperti che sappiano comunicare in maniera comprensibile sui temi che abbiamo scelto. Abbiamo Alessandra Fratini, che è un avvocato che è qui a Bruxelles, dove sono anch'io, dove c'è la redazione di EUNews, che è un avvocato che tra le varie specializzazioni di diritto europeo ha quella sulla privacy, un'esperta di privacy, materia sulla quale l'Unione Europea ha regolato molto. Cito solo il GDPR, che ormai è noto a tutti, che ha complicato la vita a tante persone, anche al di là di quelle che erano le reali previsioni del GDPR. Abbiamo poi Francesco Franco Vatalaro, che è professore ordinario di telecomunicazioni all'Università di Roma Tor Vergata ed è uno dei guru italiani in questo tema, che ci spiegherà poi l'app, cosa è necessario perché l'app funzioni, perché non basta avere un telefonino che mi dica con chi sono entrato in contatto, ma ci vuole anche qualcuno poi che gestisca queste informazioni, che pone problemi sia tecnologici, sia di personali, di personale, sia anche di privacy, di nuovo. Poi abbiamo Fabio Lalli, che è manager di IQI, che è una società che fa molte cose, ma in particolare sviluppa app, cioè pensa e realizza app. Crediamo che con queste tre personalità potremmo darvi un'informazione abbastanza ampia su questo tema che stiamo seguendo tutti quanti, sul quale alcuni paesi europei sono molto avanti, sono partiti, come sapete, in Corea, Singapore, hanno fatto grandi interventi che dicono siano serviti moltissimo a limitare lo sviluppo del virus. E
va detto che queste cose funzionano, queste app funzionano realmente se c'è un buon numero di persone che le scaricano, si calcola che dovrebbe essere almeno tra il 60-80%, e secondo molti funzionano se c'è anche una campagna sanitaria di tamponi, insomma, o sierologica, insomma, deve essere questa app per funzionare realmente, deve funzionare insieme a un sistema. Un sistema di rilevazione sanitaria, diciamo, classico. Noi abbiamo preparato, come facciamo sempre, un sondaggio che vi invitiamo a votare, che sarà riproposto anche alla fine del nostro smart event, per vedere se quello di cui abbiamo parlato può aiutare a capire meglio. Mi devo mettere gli occhiali per leggerlo. Sei disposta a scaricare ed utilizzare sul tuo smartphone l'app per tracciare i contagi? Potete rispondere sì, no, oppure sono indeciso, non so. Quindi adesso rispondete, raccogliamo questi dati, poi tra qualche minuto avremo la risposta e ve lo leggerò. Non so, Stefano, se è il caso di... Aspetto qualche minuto, facciamo parlare Alessandra prima e poi mi dai i risultati o... No, tanto i risultati arrivano quasi in tempo reale, quindi qualche secondo chiudo il sondaggio e metto i risultati in video. Va bene. Intanto è scomparso il tuo video, c'è una tua bella foto, molto seria, molto professionale. Ecco i risultati. I risultati sono: sei disposto a scaricare? Sì, il 50%. Qui stiamo parlando dei nostri ascoltatori, di chi ci segue. No, 12%, sono indeciso, un 38%. Quindi questo è il dato da cui partiamo, di fare una certa fiducia, perché il 50% non è poco, siamo quasi a quella soglia minima del 60% che è necessaria per che l'app abbia un senso. Allora, io inizierei con Alessandra Fratini, l'avvocato Alessandra Fratini, alla quale chiedo di spiegarci come a livello europeo, come è normato e come è nato questo grosso lavoro che ha fatto anche la Commissione europea. Il commissario Breton già da parecchie settimane ha convocato tutti gli operatori di telefonia europei per cercare di, soprattutto poi, di trovare un sistema che tecnicamente funzioni, sia interoperabile tra i vari paesi, cioè che quello italiano parli con Belga, e poi le varie posizioni prese dalle autorità sulla privacy, che mi sembra di poter dire sono abbastanza aperte all'utilizzo nel quadro di un'emergenza sanitaria. Prego Alessandra. Grazie Lorenzo per questa introduzione e anche per l'invito a questo smart event, che è non solo attuale ma di grande interesse perché solleva questioni controverse. Prima di illustrare un po' le posizioni delle istituzioni europee in materia è necessario fare due premesse importanti. La prima è che l'Unione Europea ha una competenza limitata in materia di sanità e salute pubblica. Sono competenze che rientrano nelle disponibilità degli Stati membri. E l'Unione Europea ha competenze in materia di mercato interno, quindi libera circolazione, di cui l'attenzione ai profili di interoperabilità transfrontaliera delle app, e in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui in particolare la tutela della vita privata e della protezione dei dati personali. La seconda premessa, altrettanto importante, è che la situazione attuale non ci pone davanti a una scelta tra il contrasto all'epidemia e la tutela dei dati personali. Il quadro europeo in materia di protezione dei dati personali, a cui tu facevi riferimento, quindi il GDPR, ma anche la direttiva e privacy, o andare un po' più lontano, la Convenzione 108, è stato concepito in modo flessibile, proprio per consentire di elaborare strumenti in situazioni di emergenze, come quelle anche di un'epidemia, nel pieno rispetto della protezione dei dati personali. Quindi le richieste da più parti di sospendere o derogare alle norme in materia di dati personali alla luce dell'emergenza sono infondate. Questo è stato ripetuto e dal commissario Reynders e dal presidente del Comitato della Protezione dei Dati Personali Europeo di recente, proprio davanti alla Commissione Libera del Parlamento Europeo. Allora, fatte queste premesse, quali sono le posizioni delle istituzioni europee? La Commissione Europea ha pubblicato già l'8 aprile
un pacchetto di strumenti per un approccio comune dell'Unione Europea all'uso dei dati e della tecnologia per il contrasto all'epidemia, il cosiddetto toolbox, e poi una settimana dopo ha invece pubblicato una raccomandazione con gli orientamenti per i principi che devono essere rispettati in sede di elaborazione e sviluppo delle app per il contrasto al Covid-19. Queste raccomandazioni, che non sono vincolanti per le ragioni di cui è la prima premessa, tengono conto anche del parere del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali. E cercherò di essere sintetica, li ho raggruppati diciamo in 7 principi chiave. Il primo è che le autorità sanitarie nazionali dovrebbero essere i titolari del trattamento e quindi responsabili del rispetto delle norme UE in materia di dati personali. Questo, ad avviso della Commissione, contribuirà anche ad aumentare la fiducia dell'opinione pubblica, ritorno a quello che avevi detto tu all'inizio, e anche l'accettazione delle app. Secondo, sarà necessario garantire che la persona, l'individuo, mantenga il controllo dei dati. Quindi l'installazione dell'app deve essere fatta su base volontaria e non ci devono essere conseguenze negative per chi non intenda o non possa scaricare l'app. Se l'app contiene diverse funzionalità, queste funzionalità non devono essere aggregate, nel senso che l'individuo deve mantenere la possibilità di dare il consenso per ciascuna di queste app, non solo all'inizio, ma anche successivamente, ove in un secondo momento ritenga di voler aderire alla seconda o alla terza di queste funzionalità. Se l'app usa dati di prossimità, bene, questi devono essere conservati sul dispositivo dell'utente. Se devono essere condivisi con le autorità sanitarie oppure con un server centrale, questo deve avvenire solo dopo che la persona è stata confermata come contagiata e solo a condizione che abbia dato il consenso al trasferimento di questi dati. Ovviamente la persona deve essere informata sul trattamento e sulla responsabilità e diritti di questi dati. Terzo principio, quello della minimizzazione dei dati, che vuol dire che devono essere utilizzati, trattati solo i dati rilevanti, che vuol dire adeguati, pertinenti, limitati a quanto necessario alla funzionalità dell'app. Quindi qui, sotto questo profilo, è importante dire che se l'app serve al tracciamento dei contatti, ebbene allora il rilevamento dell'ubicazione, quindi la geolocation, non è necessario. Quarto principio, limiti rigorosi alla conservazione dei dati, il periodo deve essere non superiore a quanto è necessario e la Commissione dice che bisogna ovviamente calcolare questa necessità sulla base della pertinenza medica dei dati, quindi suggerisce un mese, che sarebbe in realtà il periodo dell'incubazione più un certo margine, oppure non dovrebbero essere consentiti, conservati dopo che la persona interessata è stata sottoposta a tampone con un esito negativo. Quinto principio è quello di garantire la sicurezza dei dati, evidentemente, quindi questi devono essere memorizzati sul dispositivo dell'utente in forma criptata e pseudonimizzata e trasmessi evidentemente al server centrale, all'autorità sanitaria in forma altrettanto criptata e sicurizzata. Sesto principio è quello dell'interoperabilità trasfrontaliera delle app, cioè deve essere possibile utilizzare le app anche in un altro Stato membro, per il principio del mercato interno di cui parlavamo in premessa. E infine l'ultimo principio è quello che le autorità nazionali per la protezione dei dati personali devono essere associate al processo di sviluppo di queste app e devono essere coinvolte durante tutto questo processo e consultate anche in sede di monitoraggio del loro effettivo funzionamento. A proposito, bisogna anche aggiungere che, visto che la maggior parte dei dati sono dati sensibili in quanto relative allo stato di salute degli individui, sarà necessario per chi gestisce queste app svolgere una valutazione di impatto a cui deve essere inevitabilmente associata l'autorità nazionale di protezione dei dati personali. Questo in sintesi, diciamo, il quadro dei principi ricordati dalle istituzioni europee in materia. Posso solo chiederti una cosa? Tu adesso hai sottolineato un dato molto interessante, quello dei dati pertinenti, no? Sì. Ma hai citato, ad esempio, un caso, quello della geolocalizzazione. Ma come si fa a definire quali sono i dati pertinenti? Cioè, l'Unione Europea ha dato un'indicazione di quelli che possono essere i dati pertinenti? O ci si affida all'autorità nazionale, una raccomandazione all'autorità nazionali a definire quali sono i dati pertinenti?
La pertinenza è inevitabilmente funzione della funzionalità dell'app. Allora, l'app può avere diverse funzionalità, una funzionalità di informazione, ad esempio, una funzionalità di tracciatura dei contatti, una funzionalità di allerta, una funzionalità di telemedicina, ad esempio, per dare consigli su come comportarsi in caso di contatto con una persona infetta. Quindi a seconda di quale è la finalità dell'app, che deve essere precisamente definita, proprio al fine di evitare che i dati possano essere utilizzati per finalità ulteriori o diverse da quelle principali, quindi in funzione di questa finalità dell'app possono essere definiti i limiti della necessità e proporzionalità dei dati che sono trattati a quel fine. Quindi la Commissione non dice esattamente quali sono, perché dipende da quali sono le funzionalità dell'app, ma è necessario rispettare i principi di necessità e di proporzionalità. Aggiungo solo una cosa. Tu parlavi all'inizio delle riserve sulla efficacia di queste app, perché siamo ancora in una fase di sperimentazione. Quindi la Commissione fa trapelare un po' nelle raccomandazioni, come anche il Comitato per la protezione dei dati personali a livello europeo, bisogna valutare se effettivamente il trattamento dei dati nel contesto di queste app è necessario ai fini del contrasto del Covid, perché la tracciatura dei contatti, per esempio, è soltanto uno degli strumenti che può essere utilizzato ai fini di un efficace contrasto. Saranno necessari evidentemente anche gli strumenti di test, quindi i tamponi o quello che è, e poi il passaggio successivo, che è quello delle consegne a chi risulta essere stato vicino a una persona infetta, che sono consigli medici, quindi l'isolamento. Grazie Alessandra. Passiamo a professor Badalaro. Qui mi pare che le telecomunicazioni la fanno da regina, ma non è solo un fatto, mi pare, non è soltanto un fatto tecnico di come concepire e gestire la rete, cioè anche un fatto, un'impressione, non so se la domanda è corretta, però sarà necessario, a seconda del tipo di app, ma avere anche un esercito di tracciatori. Cioè io ho visto che si sta ragionando in tutto il mondo, ma decine di migliaia di persone, perché dai primi esperimenti fatti, dalle prime verifiche fatte, si è visto che ogni persona, mediamente per ogni persona che è stata colpita dal virus, bisogna ritracciarne altre 36, no? Contattare altre 36 persone che possono essere. Quindi questo è un esercito di persone che lavorerà non soltanto, diciamo, online o su delle app, dovranno, non so, telefonare, andare in giro. Mi pare che il problema abbia molti fronti che forse non sono stati ancora ben evidenziati per far funzionare questa app. Lorenzo, innanzitutto desidero ringraziare te e Unews per questo invito molto gradito, e certamente arriverò a rispondere alla tua domanda. Vorrei arrivarci però iniziando con il descrivere l'aspetto tecnologico, che credo che sia in qualche modo pertinente rispetto alle mie competenze. Poi, in conclusione di questo breve intervento, risponderò anche alla tua domanda. Ho trovato molto interessante l'intervento, è molto centrato l'intervento dell'avvocato Frattini, che ci ha dato un quadro di principi assolutamente corretto e condivisibile. Allora, la domanda, a partire diciamo dai principi, potrebbe essere questa: la tecnologia o le tecnologie che si stanno in qualche modo mettendo in campo rispettano questi principi? La situazione è molto variegata. A livello mondiale, forse proprio per l'urgenza di poter disporre di strumenti di questo tipo per avviare la cosiddetta fase 2
Molti paesi hanno iniziato già da tempo a realizzare degli strumenti automatici di questo tipo. Se ne contano probabilmente oltre 150 ormai nel mondo, diverse decine sono state proposte e sono in fase di realizzazione, se non già realizzate nella stessa Europa. E persino, come sappiamo anche in Italia, in alcuni paesi vengono sviluppate delle soluzioni a livello regionale. Allora, qui si pone già un primo problema che, almeno per quello che riguarda l'Europa, dipende sicuramente in parte dall'elemento giuridico che l'avvocato ha precedentemente illustrato, e cioè il fatto che non c'è una competenza centralizzata sulla sanità. Le competenze sono distribuite, addirittura in Italia sappiamo che sono anche distribuite a livello regionale. E allora questo tende a portare ad una balcanizzazione di sistemi di questo tipo, che tendono a diventare non compatibili. E sappiamo che, intuiamo almeno, che la compatibilità dei sistemi a livello transfrontaliero, ma anche a livello nazionale, è un prerequisito importante per l'efficacia. Qui, senza entrare nel merito di tante proposte che sono state fatte, vorrei parlare di una che secondo me è quella che dovrebbe, in parte già così, raccogliere l'attenzione prevalente da parte degli Stati membri. Ed è una proposta che tutti abbiamo sentito nominare, che proviene dalla coppia Apple e Google. Apple e Google circa un mese fa hanno messo sul tavolo una ipotesi di un sistema che intanto di per sé è in grado di eliminare un altro tipo di problematica. Oltre alla frammentazione a livello nazionale, c'è anche la frammentazione tecnologica. Sappiamo che i due sistemi operativi che coprono circa il 99% del mercato sono iOS di Apple e sono il sistema Android usato da Google e da altri. Il fatto di avere un sistema che possa in qualche modo essere impiegato con entrambi i sistemi operativi è sicuramente un vantaggio, perché consente l'interoperabilità fra gli smartphone, i telefoni cellulari, e consente quindi di aumentare quella platea di sorveglianza attraverso il tracciamento. I due colossi hanno fatto una serie di proposte che, a mio parere, rispettano i principi che sono stati enunciati prima molto bene dalla collega, in particolare adoperano alcune tecnologie che si prestano a rispettare i principi della privacy. L'utilizzo della tecnologia Bluetooth, più in particolare il cosiddetto Bluetooth Low Energy, ha la caratteristica di non consentire la localizzazione dei telefoni, ma semplicemente lo scambio di token fra telefoni, che quindi consentono token, fra l'altro pseudonimi, con delle caratteristiche anche di circolarità nel tempo, per cui non si può risalire, salvo ovviamente con grandi difficoltà, alla identità dei soggetti, ma che consentono in qualche modo di creare delle liste di contatti all'interno dei telefonini. Questo fatto determina una proprietà importante, che è la decentralizzazione del sistema. Il sistema in questo modo conserva i dati soltanto nei telefonini e non in server centrali,
Naturalmente alcuni dati andranno a finire in un server centrale del Servizio Sanitario Nazionale, ma unicamente quando si abbia a che fare con un caso di contagio conclamato e vi sia la volontà da parte dell'interessato a riversare i propri dati all'interno del server. A questo punto quindi esistono diversi livelli di volontarietà, c'è la volontarietà caricare l'app sul telefonino, c'è la volontarietà di consegnare i propri dati al Servizio Sanitario Nazionale, c'è un terzo livello di volontarietà che è quello in cui il soggetto che sia risultato positivo al tampone informi i propri contatti della situazione di pericolo. Non viene previsto l'uso del GPS, su questo c'è stata molta discussione. A mio parere questo poteva essere un elemento utile di fatto, purché mantenuto all'interno del telefono cellulare, ma di fatto non è previsto. Scusate. Che lo devo spegnere. Ecco, ciò detto, questo sistema è stato in qualche modo già adottato da diversi paesi. In Europa mi risulta l'Austria, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, l'Olanda e poi anche la Svizzera. Questo sistema consente di innestare, si tratta di API, come il collega Lalli probabilmente spiegherà meglio di me, si tratta di API che consentono di innestare delle app che vengono in effetti demandate poi alle autorità e ai soggetti che queste debbano in qualche modo autorizzare. Perché un contact tracing realizzato secondo questi principi? Ecco, il contact tracing è una tecnologia che in realtà si attua in maniera fondamentalmente manuale da moltissimo tempo. In questo caso specifico è importante per il motivo molto semplice che i meccanismi manuali non sono in grado di inseguire un fenomeno come quello con cui ci confrontiamo, che è molto veloce ed è estremamente contagioso. E per di più sappiamo che i contagi possono avvenire senza che ve ne sia percezione. Quindi un sistema automatico è sicuramente indispensabile, pur con tutte le limitazioni che gli si possono riconoscere. Ecco, veniamo alla questione di cui alla domanda di Lorenzo. Basta un sistema di questo tipo? Assolutamente no. Anche nell'ipotesi in cui si riescono a raggiungere quelle percentuali elevate, Nel nostro quesito avevamo un 50%, siamo più o meno al limite della soglia, si parla di soglie almeno del 60%, speriamo di convincere qualcuno in più oggi con questo nostro intervento. Ecco che serve, come ha detto Vespignani, che è un epidemiologo famoso italiano in America, serve un esercito di tracciatori. Lui dice che negli Stati Uniti si pensa di assumerne almeno 100.000 e solo la California ne deve mettere in campo 10.000. E stanno già facendo i bandi per tutto questo. Allora, fatte le debite proporzioni, in Italia ce ne vorrebbero quasi 15.000. Questi tracciatori sono fondamentali perché sono le persone che devono seguire gli ammalati e devono indicargli ciò che deve essere fatto e ciò che non deve essere fatto. La Germania è già più avanti di noi su questo, perché la Germania ha già avviato la fase 2 e ha identificato un criterio empirico, anche molto discusso in Germania e anche in una certa misura criticato,
perché loro si sono detti che bisogna controllare che nelle aree di riferimento, tipicamente i lander, non si devono superare 50 nuovi casi di infezione ogni 100.000 abitanti in una settimana. Quindi questi tracciatori, questo esercito di persone, devono inseguire i casi che si verificano sul territorio. Bisogna che questi casi siano contenuti entro quel determinato limite, altrimenti si deve ritornare a delle soluzioni molto più stringenti, diciamo, di controllo delle persone sul territorio. La discussione è molto accesa in Germania perché si contesta il fatto che ciò sia fattibile in realtà, visto e considerato che molte delle persone che erano state messe in campo nella fase 1, fra cui studenti di medicina e altri volontari, sono ritornati alle loro occupazioni e quindi quel numero di addetti che nella fase precedente era triplicato in Germania, adesso rischia di paradossalmente diminuire e quindi proprio nel momento in cui c'è più bisogno c'è un problema che devono risolvere in relazione alla disponibilità di personale adeguato. Io penso, e qui mi fermo, spero di aver risposto alla domanda di Lorenzo Robustelli, io penso che questo aspetto, insieme con quello già citato dei tamponi, che in Italia purtroppo si sono rivelati insufficienti in tutta la fase che abbiamo attraversato finora, io penso che questo sia un problema su cui bisogna aprire un dibattito in Italia, quanto prima, perché io non sento dire come verrà gestita questa macchina che richiede una interazione di diverse componenti che deve funzionare perfettamente e che non è semplicemente la disponibilità di un'app. Forse grazie. Grazie. Adesso, prima di passare all'Alli, non so se Stefano ha pronta una tabella che avevamo fatto su come gli stati europei si stanno comportando sulle app. È una tabella molto succinta, però che ci spiega come... Sei in grado, Stefano? Sta arrivando. Eccola qua. Questi sono i vari sistemi che in Europa e nel Regno Unito stanno mettendo in pratica. Il sistema decentralizzato, cioè quello in cui non c'è una raccolta, almeno in teoria, di dati da parte di qualche organismo neanche pubblico, e sono l'Italia, l'Austria, l'Estonia, la Finlandia, la Germania, il Portogallo, il Belgio, nel resto del mondo Australia e Svizzera. Questo appunto è il sistema che prevede una stretta collaborazione con Apple e Google, che come sapete pongono limitazioni forti per il rispetto dei loro protocolli di privacy. Alcuni stati ci stanno lavorando, la Gran Bretagna, la Spagna, gli Stati Uniti e Israele, che è stato uno dei primi ad adottare un'app centralizzata, però sta switchando verso una meno centralizzata. In Gran Bretagna, se non erro, hanno iniziato nei giorni scorsi nell'isola di Wight a testare questa app. In Francia, come al solito, tutto centralizzato, tutto passa per Parigi, come è stato anche in altri paesi dove però queste app hanno avuto un grande successo, a parte la Cina, ma Singapore, la Corea del Sud, il Liechtenstein, che è un piccolo paese di 30.000 abitanti, quindi comunque la file è centralizzata, non andare mentre invece il Canada ha un'app soltanto di carattere informativo, cioè che ti dà dei consigli su come comportarsi. Adesso passiamo a Fabio Lalli, che ha avuto la pazienza di aspettare fino ad adesso, al quale vorrei chiedere tutte queste cose che sono state dette sulla privacy, sulla tecnologia. Come si riesce a ficcarle dentro un'app? Cioè, è possibile mettere tutto quanto dentro? Come la concepite un'app? Allora, intanto grazie per l'invito e soprattutto condivido molti dei temi che ha trattato il professor Batalaro, perché sono temi che di fatto
stiamo praticamente affrontando un po' tutti i giorni. In particolare in questo momento, ma giusto per contestualizzare, diciamo, la mia di esperienza, ero in uno dei due team che ha proposto l'app al governo e non quella che è stata attualmente, diciamo, scelta. E soprattutto sto lavorando sul tema del social distancing anche nel mondo, come spiegavo a Stefano, privato per le aziende. Quindi le tematiche di prossimità le sto cercando di analizzare da tutti i punti di vista. Ora, ci sono una marea di temi che andrebbero trattati, partendo da quello più banale di tutti. Siamo di fronte a una sorta di grande matrix in cui le persone hanno una pillola blu e una pillola rossa da scegliere se usarla o meno per poter, diciamo, essere tracciati o meno. Quindi il primo tema più di tutti, che è quello che appunto veniva detto poco fa, è come riusciamo a raggiungere la soglia di distribuzione di un'applicazione di questo tipo. E questo c'è, cioè, una soglia, diciamo, utile per poter rendere efficace il tracciamento. E questo sicuramente è uno dei primi temi. Paradossalmente, per un tecnologo come me, poi prestato al marketing negli anni, è uno dei primi temi, perché possiamo sviluppare qualsiasi tipo di tecnologia bella, efficace e potente, ma se poi non viene adottata, diciamo, non è completamente inutile, no? Quindi il primo tema è che se non si raggiunge quella soglia possiamo aver impiantato tutti gli algoritmi che vogliamo, tutti i protocolli che vogliamo, ma non saranno mai utili. Ora, come si incastra tutto questo dentro un'app? Allora, intanto l'incastro deve essere fatto andando a rispettare tutte le varie norme e direttive che sono state dette dalla dottoressa Pradini poco fa, perché di fatto in contesti differenti ci sono normative differenti e questo già rende complesso tutto quanto. Io provo a fare un attimo un pezzettino indietro, ma questo è un parere personale di chi ad oggi, negli ultimi 10 anni, ha sviluppato quasi 400 applicazioni di tutti i tipi e soprattutto lavora con aziende che fanno tracciamento e utilizzo dei dati sulla qualunque. Intanto c'è un tema, cioè secondo me si è creato tanto rumore dal punto di vista di percezione del perché mi vogliono tracciare, e questo chiaramente diventa una barriera al raggiungimento di quella percentuale di cui sopra. Cioè oggi, non perché voglia banalizzare il concetto, ma cediamo tantissimi dati a qualsiasi applicazione, ma da banalmente da WhatsApp allo Zoom stesso che stiamo utilizzando, no? Cioè sistemi di image recognition potrebbero dirci che, al di là del professore che è in questo momento a Roma con uno sfondo fake, ma io che sono a casa e voi due che avete uno sfondo di questo tipo, meta informazioni aggiuntive senza che di fatto ne abbiamo ben definito l'autorizzazione e l'accesso. Quindi diamo già moli di dati enormi a tanti. Qui è vero che si tratta di dati un po' più sensibili, tra l'altro sottolineo un po', perché non è detto che vengano condivisi dati sensibili di tracciamento se non nel momento del contagio, laddove il contagio appunto venga poi segnalato, che tra l'altro rimane sempre in mano alla pillola rossa blu dell'utente, però tecnicamente queste cose sono fattibili. Entriamo un po' nello specifico tecnico della domanda. Allora, ha spiegato benissimo già il protocollo, il Bluetooth e, diciamo, i limiti del Bluetooth il professore. C'è un altro tema: il Bluetooth Low Energy non nasce come protocollo e tecnologia per fare tracciamento di distanze, ma semplicemente nasce come sistema per creare, diciamo, broadcasting di informazioni e di proximity, quindi per poter notificare delle informazioni a oggetti o device che sono nella prossimità. Già questo stesso punto definisce un primo problema, cioè per quanto gli algoritmi si possano andare a sofisticare anche con formule matematiche sempre più precise e algoritmica di approssimazione, il Bluetooth Low Energy non nasce per dare distanze. Quindi comunque già dobbiamo tenere in considerazione che, per quanto possano essere resi compatibili i protocolli di iOS ed Android o qualsiasi tipo di formula magica possa essere messa su, l'approssimazione, diciamo, dell'informazione è comunque, come posso dire, soggetta ad errore. Ok? Soggetta ad errore perché di fatto questo è un segnale broadcast che viene intercettato, è influenzato molto da altri segnali, da superfici, da pareti diciamo, che possono trovarsi in mezzo, da potenza del segnale e via dicendo. Quindi intanto diciamo che il segnale non è necessariamente preciso per poter fare un tracciamento. È ovvio che mentre un'applicazione privata per un ufficio dove la distanza di 2 metri deve essere precisa e puntuale, altrimenti io potrei stare con un collega seduto a fianco 1,5 metri, ma l'applicazione mi dice che sta a 4 e non suona,
nella parte pubblica con lo scopo che è quello di cercare di limitare la propagazione del contagio, e quindi anche se io sono a 2 metri, diciamo a 3 metri dall'utente, tra l'altro non so se è la mia destra o la mia sinistra, ma è nel mio intorno, diciamo che questa informazione anche con questa tolleranza d'errore potrebbe tornare utile per cercare di ricostruire un grafo di possibili interazioni e quindi di possibili contagi, che secondo me già è meglio di niente. Paradossalmente, se avessimo avuto il grafo di possibile contagio nella prima onda, quando arrivarono le prime notizie nella zona, diciamo, dell'Alto Italia, potenzialmente avremmo potuto già segregare meglio e poi andare per, passatemi il termine, di falsi positivi su quelli che erano stati magari tracciati come possibili infetti ma non realmente infettati. E questo avrebbe rallentato, limitato e probabilmente evitato una propagazione come quella che abbiamo avuto. Dall'altra parte poi c'è un tema di tipo tecnologico, appunto dicevamo, no? GPS e non GPS. Premesso che sono di quelli che dice che il GPS dovrebbe esserci, perché senza l'informazione della localizzazione solo il contagio è un'informazione spuria che non dà, non è utile effettivamente alla, diciamo, alla mappatura e soprattutto alla possibilità di perimetrare, però comprendo la tematica della, diciamo, dell'informazione delicata della localizzazione, per cui sono tra quelli che nello sviluppo non ha preso in considerazione, diciamo, il GPS come variabile aggiuntiva da aggiungere, informazione aggiuntiva da aggiungere alle informazioni tracciate. Ora, come si fa? È abbastanza semplice. Oggi il Bluetooth Low Energy è su tutti i device, le applicazioni possono interfacciarsi tranquillamente con il Bluetooth Low Energy. Fondamentalmente ci sono delle problematiche tecniche che devono essere affrontate, che sono relative a quando viene effettuato il campionamento da parte dell'applicazione, quindi dell'analisi nell'intorno da parte di altri device, e questo implica che l'applicazione che gira in background debba rimanere attiva, e già questo implica un problema per gli utenti, che è quello dell'abbattimento della batteria, che è un altro problema che potrebbe verificarsi. Poi c'è il tema del processo di trattamento e cancellazione del dato. Abbiamo sentito parlare il professore con il concetto del centralizzato e decentralizzato, e come abbiamo visto anche dallo schema, molte delle applicazioni stanno andando sul modello, diciamo, decentralizzato, ossia la localizzazione dell'informazione sul device. Questo, per spiegare, vuol dire che il device A incontra il device B, l'ID del device A, l'ID del device B, che è variabile e viene modificato ogni tot tempo per poter garantire, diciamo, l'anonimizzazione del device, vengono scambiate e viene creata questa sorta di rubrica dei contatti sui due device. Nel momento in cui uno dei due device viene informato che c'è stato un contagio nella sua rubrica, di fatto viene scaricata l'informazione che allerta, diciamo, l'utente del possibile contagio. Questo nel modello decentralizzato. I dati a livello locale vengono, in alcuni casi, a seconda delle applicazioni che avete visto nella matrice di prima, cancellati con processi, diciamo, temporizzati a 14 giorni o X giorni, a seconda delle scelte di chi ha sviluppato l'applicazione. Poi ci sono altre informazioni che devono essere prese in considerazione nello sviluppo dell'applicazione, che possono essere, appunto, il tempo di prossimità, che di fatto definisce quasi un po' la possibilità che il contagio sia avvenuto, la distanza, e qui la precisione del segnale di cui sopra, e poi appunto la modalità di tracciamento con l'informazione che viene inviata al server centralizzato. Che altro dire, diciamo, di... Siamo dietro dopo oppure brevemente? Perché ci... Rapidamente, dal mio punto di vista il problema più grande non è la tecnologia, e ripeto, che sia centralizzato o decentralizzato, dal mio punto di vista in entrambi i casi si può arrivare ad avere una gestione della privacy dell'utente corretta, soprattutto con sistemi di cifratura e con logiche, diciamo, a tokenizzazione delle informazioni. Il problema è quanto riusciamo a raggiungere masse importanti. Io sono di quelli che ha proposto addirittura il coinvolgimento di club di calcio, federazioni, più che banche, che hanno già applicazioni distribuite sul territorio italiano, e paradossalmente con un concetto di interoperabilità e di SDK e DPI che prima citava il professore, paradossalmente si potrebbe distribuire la possibilità di non far installare altre app, ma arrivare su app già esistenti, creando praticamente una diffusione a pioggia su sistemi già esistenti.
tanto da raggiungere più velocemente il, diciamo, una massa critica di utenti. Tra l'altro, laddove il trust tra l'utente e il brand, che andrebbe a dire all'utente: guarda che per un bene comune questo viene abilitato, vuoi abilitarlo, decidi di abilitarlo, sarebbe sicuramente più veloce di una campagna che dovrebbe partire dall'altissimo con il convincimento degli utenti, tanto da farla installare a tutti quanti. Ok, scusami se ti ho fatto un po' di pressione, ma no. Arrivando delle domande e abbiamo solo un quarto d'ora. Ne è arrivata una da Federico Sinopoli, che girerei ad Alessandra Fratini. Dice Sinopoli: è stato detto, almeno nei primi tempi, che solo coloro che utilizzeranno l'app potranno godere di alcune libertà di movimento, di attività che possono svolgere. Quella era la politica degli incentivi. Ma chiede Sinopoli: al di là del funzionamento della tutela dei dati raccolti, è costituzionalmente possibile limitare o differenziare le libertà individuali sottoponendone a una particolare condizione? Cioè, Alessandra, adesso tocca a te, cioè è possibile sostanzialmente fare una politica di, dovresti accendere il microfono intanto, fare una politica di incentivi consentendo a chi ha l'app di prendere l'autobus, ad esempio, chi non l'ha, no? Questo, ritorniamo a quello che avevo segnalato come il secondo principio raccomandato dalla Commissione, cioè l'installazione e l'utilizzo dell'app deve avvenire su base volontaria. Non ci devono essere conseguenze negative, quindi non ci devono essere dall'altra parte dei privilegi, perché invece per chi lo faccia, per chi non può o non vuole utilizzare l'app. Quindi attenzione però, bisogna fare una distinzione, entro un po' nel campo giuridico. La volontarietà dell'installazione e dell'uso dell'app non deve essere confusa con il consenso come base giuridica. Quindi ci potrebbe essere come base giuridica per il trattamento l'obbligo legale, ove, come nel caso nostro, sia prevista una legge, caso italiano, per lo sviluppo di questo tipo di app per fini di tutela della salute pubblica, però il consenso rimane, la volontarietà dell'app rimane, e la natura facoltativa dell'app rimane un principio fondamentale. Lo stesso board, il comitato europeo per la protezione dei dati personali, ha detto che questo tipo di strumenti devono essere a supporto degli individui, non devono essere utilizzati per stigmatizzare, criminalizzare o sottoporre a trattamenti differenziati, quindi discriminazione, i cittadini. Spero di aver risposto. Grazie, sì, mi pare di sì, esauriente. Potrebbe essere però un incentivo positivo invece quello che convince gli utenti, cioè potrebbe essere interpretato al contrario, cioè l'accesso a determinati tipi di servizi dà dei vantaggi dal punto di vista invece di altro tipo, non sarebbe discriminante. In realtà va contro il principio della natura facoltativa dell'app, perché il fatto di avere un bollino verde, una luce verde o una serie di vantaggi in realtà significa dare delle conseguenze negative a chi non lo scarica l'app. Quindi è l'altra faccia della medaglia. Non di dare conseguenze negative, ma di dare conseguenze positive, come succede nei modelli di loyalty, per capirci. Sì, però rientriamo di nuovo nel discorso di avere un trattamento differenziato, positivo e negativo, a seconda dell'utilizzo o meno dell'app. Sì, no, è chiarissimo. Il tema è che è al limite praticamente di fatto è volontario, no? Non ci sarebbe un obbligo, ma sarebbe volontario, però capisco il confine è veramente sottile. È sottile, chiaro. Una domanda che vorrei girare al professor Badalaro, a Franco, di Luca Pucci, che è tecnica, però in effetti nel caso che il device A risultasse essere il proprietario del device A risultasse essere positivo, come fa a notificare il device B se non esiste un server centralizzato che invia gli alert? No, dunque, ovviamente ci sono vari sistemi. Continuo a riferirmi al caso di cui parlavo prima, che è quello dell'API di Google e Apple. Allora, quel sistema prevede questo tipo di funzionamento. Ammesso che un soggetto in qualche modo sia stato identificato positivo al tampone, a questo punto esiste una interlocuzione fra questo soggetto e questi
personaggi, questi volontari che sono tipicamente in un call center, che indicano al positivo quello che dovrà fare, e in questa interlocuzione sicuramente sorgerà la questione se informare o non informare i contatti nei precedenti 14 giorni, che sono memorizzati dentro il telefonino del positivo. Questa è una decisione che prende il soggetto positivo, può essere consigliato, ma è comunque una sua decisione, e quindi a quel punto lui premerà il fatidico tasto col quale notificherà ai soggetti che sono stati memorizzati che sono entrati in contatto con un positivo. I soggetti non sono informati di chi sia che manda l'informazione. Avranno, secondo l'algoritmo previsto da Apple e Google, l'unica informazione legata al giorno in cui è avvenuto il contatto. Si è discusso a lungo se addirittura fosse opportuno dare informazioni ulteriori, si potrebbe anche dare l'ora, ma questo è stato scartato proprio perché si vuole privilegiare per quanto è possibile una informativa di carattere anonimo, senza poter risalire all'identificativo delle persone. Questo per i motivi che anche l'avvocato illustrava prima, cioè di evitare il famoso stigma sociale. Quindi l'informazione viene fornita in modo puntuale, senza conoscere chi sono le persone a cui viene fornita, ma anche senza che venga disvelata l'identità di chi fornisce l'informazione. Non so se sono stato chiaro su questo. Direi di sì, se no abbiamo l'opportunità di tornarci su se qualcuno domanda. Adesso invece una cosa per Fabio. Federico chiede: perché questa app non può essere una open source che consenta a tutti, e non solo all'azienda proprietaria dell'app, di analizzare il funzionamento? E perché non scegliere invece che un'azienda privata o un ente pubblico? Sarebbero garanzie di trasparenza importanti. Sono assolutamente d'accordo, tanto è vero che il team del quale facevo parte l'app ce l'ha praticamente open source, quindi sono strad'accordo. L'alternativa nel caso, diciamo, di un'applicazione non open source potrebbe essere quella del concetto di golden power pubblica, nel senso che di fatto viene marchiata l'azienda come entità pubblica, per cui non può cedere, diciamo, proprietà a terze, diciamo, estere o quant'altro, andando a garantire un po' di più che quei dati non entreranno mai in mano ad altri. Resta di fatto che, secondo me, il codice, soprattutto su un'applicazione di questo tipo, open source, avrebbe molto senso, soprattutto per un tema di trasparenza, validazione, ma anche improvement, laddove possibile, del codice da parte di una community e di un'intelligenza distribuita. Grazie. Un'altra domanda sempre per Alessandra Fratini. Anna chiede se c'è questa tutela della privacy e dell'anonimità dei dati e tutto quanto. Ci si affida molto quindi alla responsabilità, ti invito di nuovo a accendere il microfono, ci si affida molto alla responsabilità dei singoli, cioè alla fine perché queste app possono funzionare, oltre alla volontarietà di scaricarsi l'app, uno magari se la scarica perché si diverte, però poi è lui che se la gestisce, i dati ce li mette lui, no? Poi dare il concetto sia questo, cioè c'entra molto la responsabilità personale. Sì, e in qualche modo rientriamo a quell'appunto che abbiamo fatto all'inizio sull'efficacia di questi strumenti. Io posso anche aver scaricato l'app, però se quando esco il cellulare lo lascio a casa, è chiaro che limita, diciamo, le funzionalità e l'efficacia dello stesso strumento. Quindi inevitabilmente c'è un ruolo della responsabilità personale che a sua volta è funzione della fiducia, quindi del trust che i cittadini hanno
nel sistema. E approfitto per aggiungere una nota sul codice sorgente. Una delle raccomandazioni della Commissione è proprio di rendere aperto e pubblicamente disponibile, e quindi sottoposto a audit, periodicamente, il codice sorgente delle app. Io credo che però se posso aggiungere una cosa a quanto detto, l'app non è differente da un veicolo. Cioè, se io prendo la patente ho una responsabilità nel momento in cui la guido. Cioè, l'applicazione nel momento in cui viene installata segue lo stesso tipo di responsabilità pubblica. Cioè, io potrei prendere il veicolo e mettere sotto le persone, così come prendo l'app e la lascio a casa. Credo che il concetto sia lo stesso. La responsabilità delle persone deve seguire lo stesso tipo di principio, dal mio punto di vista. Parliamo di uno strumento, in questo caso, di utile non solo a se stessi, ma anche alla società. Allora, ci mancano 4 minuti. Intanto chiederei a Stefano magari di rimandare il sondaggio, così lo vediamo se alla fine è cambiato qualcosa. Poi c'è una domanda per il professor Badalaro, però veramente 2 minuti. Lui ha parlato del tema dell'interoperabilità sul turismo. È vero che una app l'interoperabilità delle app, non so se ti sei imbattuto in questa discussione già, può aiutare anche la ripresa economica, perché appunto se funzionano il tedesco che va in Calabria al mare può andarci più tranquillo e viceversa, oppure è un mito questo qua e non aiuterebbero? No, io credo che questo sia un elemento di straordinaria importanza. L'interoperabilità dei sistemi è necessario perché le persone possano effettivamente riprendere un ritmo di vita quanto più possibile normale, è tale da consentire quindi la mobilità a livello europeo. Ricordiamoci che l'Unione Europea noi l'abbiamo costituita principalmente per poter avere la mobilità delle persone, oltre che delle merci e dei capitali. La mobilità delle persone per noi ormai è diventato un elemento del nostro DNA, poter viaggiare senza frontiere. Ed è anche un aspetto importante dal punto di vista economico. Ora, se noi dovessimo proseguire come europei su quella che ho chiamato la balcanizzazione delle soluzioni, noi sicuramente rischiamo di porre un limite a quella che è la libertà delle persone e quindi conseguentemente anche la ripresa economica dell'Europa. Quindi per me questo è un elemento estremamente importante e assolutamente legato al trust, come si diceva prima, alla fiducia. Bisogna che le persone si fidino di questo sistema, di questi sistemi. C'è una grossa responsabilità dal punto di vista delle autorità pubbliche in questo, nello spiegare che i problemi di privacy effettivamente sono risolti. Non abbiamo tempo per approfondire, ma se andassimo a confrontare il livello di privacy che si ha con i sistemi manuali che da decenni vengono impiegati, che vengono attuati con delle vere e proprie investigazioni sul comportamento delle persone, confrontate con il livello di privacy che alcuni di questi sistemi, non tutti naturalmente, automatici, riescono a garantire, ebbene vi posso garantire che il livello di privacy di un sistema automatico ben fatto, con embedded, quella che si chiama la privacy by design, è maggiore di quella che si ottiene con i sistemi manuali che sono adoperati comunemente per le varie infezioni che si possono incontrare. Di questo la gente deve essere consapevole, i governi devono spiegare e rassicurare le persone, perché questa è una barriera che deve essere abbattuta. Grazie, questo finale tranquillizzante. Devo dire, allora, siamo alle 12 spaccate, in pochi secondi chiuderò. Volevo fare i complimenti ai nostri panelist, perché dal secondo sondaggio fatto alla fine
Le persone disposte a scaricare l'app sono passate dal 50 al 77%, chi non è disposto è sceso solo al 5%, gli indecisi sono il 18%. Quindi non so se voi volevate spiegare alle persone, ci siete riusciti, diciamo, almeno sulla base di quello che è stato detto qua, c'è maggiore fiducia. Poi quello che faranno i governi non è nelle nostre mani. Sono le 12.01, noi siamo, come detto anche l'altra volta, molto bruzzellesi, un'ora di dibattito, e quindi io vorrei ringraziare l'avvocato Alessandra Fratini, grazie a voi, Alberto Batalaro, grazie a voi, Alli, il dottor Fabio Alli di Iqui, e invito tutti quanti al nostro prossimo evento che sarà 2 domeniche, ancora dobbiamo pensare bene su che cosa, perché vogliamo stare sull'attualità. Buona domenica, grazie a tutti, grazie anche ad Antonella Dente che ci ha aiutato in regia. Buona domenica a tutti. Grazie. Arrivederci.